lavorato sull'antimonumentale, quindi attuando una riduzione della realtà. Qui invece c'è un passaggio dal piccolo delle fotosegnaletiche al monumentale. Potrebbe motivarci questa inversione? Io non ho mai usato l'aggettivo monumentale, in realtà, no? Cioè, la differenza tra il mio lavoro e questo è evidente, nel senso che si tratta di una cosa al di fuori delle mie esperienze abituali, cioè, anche se mi sono occupato del carcere, girando dei film all'interno del carcere del Lazio. Quindi monumentale non lo so che cos'è, vuol dire è un'esperienza di tipo sentimentale più che monumentale, cioè cosa vuol dire questa mostra che è nata a Livorno da un gruppo di pittori che disponevano per ragioni loro personali dell'accesso a questi archivi in cui erano state appunto danneggiate le immagini dei ricercati della polizia al tempo degli anni 30, eccetera. Quindi ha un aspetto in qualche maniera, non dico giornalistico, ma storico, malinconico, direi, per un visitatore, che viene da lontano, nel senso che mi sono occupato mai del problema carcerario a Livorno. Come, questo coincideva con tutta un'esperienza dei testi gramsciani su questo tema, che cosa è stato Livorno, perché come avete cominciato, eccetera. E quindi è nata questa operazione che ha più, diciamo, di storico, appunto, malinconico che rievocativo, cioè un lato affettuoso in qualche maniera, nel senso di aver poi descritto in un testo che è quello recitato da Gramsci, modificato in modo che diventasse una specie di fatto in qualche maniera poetico, più che storico, tutto qua. Quindi è stata un'avventura personale di tipo non ripetibile. È stata ripetuta nel senso che Livorno era il posto di partenza e questo è il posto in qualche modo di arrivo definitivo, in cui è stata una rilettura molto più, voglio dire, studiata, complessa dal punto di vista della sistemazione del luogo che voi conoscete, eccetera. Tutto qua. Io volevo chiederle appunto del testo di Gramsci. Lei l'ha, diciamo, modificato lasciando soltanto le parole chiave e togliendo i legami che davano un senso a queste parole. Come se bisognasse trovare dei nuovi legami che diano un nuovo senso alle parole chiave. Pensa che questo nuovo senso possa essere trovato, che questi legami possano ancora esserci, oppure li ha tolti proprio a denunciare il fatto che non ci possono più essere dei nuovi sensi, dei nuovi legami alle parole di Gramsci. Difficile rispondere per uno che è stato in qualche modo, o si considera, è sempre stato militante della sinistra, cioè potrebbe anche suonare di cattivo gusto la manipolazione fatta di un testo di Gramsci. Ora invece è tutto possibile. Il lato possibile per me poteva essere quello di sottolineare o comunque introdurre un coefficiente di tipo poetico in quel tipo di discorso che era niente affatto poetico, aveva un carattere di battaglia, storico, eccetera. Quindi sono stato anche io molto incerto sul dar via a questo. Poi tutto è stato in qualche maniera in discesa, che il gruppo dei pittori livornesi erano d'accordo su questo, come così è venuto danneggiata la parte immagine per un evento in qualche maniera di tipo imprevedibile come questo l'allagamento del magazzino, eccetera. Quindi c'è stata una variante data dalla casualità e quindi a un certo momento l'ho ritenuto ex post factum, così come una cosa in cui potevo io anch'io agire permettendomi di fare un'irruzione di tipo poco rispettoso in realtà di quel momento storico, apparentemente, no? Ed è venuto fuori una specie di salmo poetico che insomma funziona. Poi è stata improvvisata anche la parte registrata, tutto è stato molto naturale, molto in qualche maniera accattivante per una persona che ci citava
un episodio storico che non ha niente da ridere, non ha niente nemmeno così da dire, da rievocare. Il passato è passato, il signor Kozinski dice, è inutile parlare del passato, è andato, it's gone. Il passato è gone, anche questo è andato così. Noi lo rifrequentiamo in qualche maniera con affetto, con simpatia, con l'idea di fare una celebrazione amichevole di un fatto che mi riguarda molto da lontano, nel senso che appunto anche questo piccolo stampato che abbiamo fatto, in cui ci sono appunto le immagini ridotte alle pagine originali di 16 individui, dall'altra parte c'è una mia vecchia fotografia vestita da Balilla, ma proprio Balilla il più scacciato possibile, così con la faccia malinconica, che voleva tornare da mamma perché non gli piaceva di stare a guardare la rivoluzione fascista con i suoi teschi, con i suoi neri, con le sue cose schifose, eccetera. Quindi è un piccolo evento sentimentale per quanto riguarda me. Gli altri poi fanno le letture che possono fare, poi la vostra generazione è distante anni luce da questi eventi, quindi magari non sapete neppure. Se vi faccio delle domande vi metto in imbarazzo sicuramente sul tema. Tutto qua. Riguardo a questo, infatti, ci chiedevamo proprio se fosse un ammonimento, questo tornare alla memoria, cercare di ricordare qualcosa che rischia di essere dimenticato, oppure se era una sua esigenza più personale. Non c'è nulla da ricordare per una persona che è nata nell'anno in cui io sono nato. Io ho percorso questi lunghissimi quasi 90 anni in maniera, come si può dire, non dico contraddittoria, ma cercando un linguaggio che giustificasse non soltanto la contraddizione, ma la capacità di guardare il passato senza suicidarsi immediatamente pensando che cosa ho visto, insomma, perché io ho visto. Voglio fare il mille sglorioso, mi sono trovato in situazioni molto strane a partire dalla rotta del fronte russo negli anni 43, io venire un po', perché stavo lì poi per caso, non facevo il combattente, ero lì come nipote di una persona che aveva un incarico diplomatico o militare, quindi comunque ho visto delle cose, insomma, ecco. E quindi non solo ho visto questo, ma sono passato indenne in qualche maniera, solo apparentemente indenne, perché poi chi ha visto queste cose non dimentica. C'è tutta una collezione di mostri con cui la gente della mia generazione ha convissuto e ha cercato in qualche maniera di accompagnarla con altre medicine contro i mostri, come possono essere appunto le ideologie, l'idea della rivoluzione, l'idea del cambiamento, del traversare, mettere insieme le contraddizioni per proporre qualche altra cosa che nessuno è capace di proporre. Ho comprato il giornale stamattina con orrore, si vede appunto a che punto di confusione siamo arrivati, personaggi mai visti prima che dicono la loro perché sono bravi, che sono arrivati all'ultimo istante. Cioè, che cosa gli ho insegnato io col mio lavoro? Niente, ossia, certo, se viene qua il tizio pinco pallino che aspira a diventare il salvatore d'Italia, qualche cosa avremmo da dirci. Però non è che sono un saggio che può dire della mia saggezza stai sbagliando, non saprei proprio cosa dire, salvo appunto la capacità di autocritica che deve essere un elemento, al punto, nel momento in cui uno si dice faccio il pittore, faccio l'artista, ho l'idea di fare qualche cosa che prima non c'era. Dunque ho fatto le operazioni che voi sapete, per Agricola Cornelia, cioè fatti che sono dal punto di vista storico-critici appartengono all'arte, dal punto di vista sociale appartengono piuttosto alla politica, all'idea che un pittore potrebbe immaginarsi o improvvisarsi critico della società in qualche modo. Che altro posso dire? Io non so. Un aspetto che mi ha molto colpito delle fotografie che lei ha selezionato è che in alcune non rimane quasi più nulla, ma solo gli occhi, o comunque anche quelle che sono integre, quasi completamente integre, hanno sempre uno sguardo molto espressivo, che è come se ci chiamasse in causa, ci interrogasse. Quindi mi chiedevo se nella selezione delle fotografie lei ha considerato questo aspetto degli occhi, dello sguardo, oppure ha considerato altri aspetti nella selezione. È chiaro, cioè, si può essere indifferente
davanti a dei volti di personaggi che appunto non esistono più. Cioè, c'è questa una specie di assemblea di revenant che vengono appunto dal mondo della storia, di quella località lì in particolare, in cui poi io ci sono nato e vissuto per puro caso soltanto negli anni della formazione comunque importante dell'inconscio, perché a 7 anni poi sono andato via, sono andato a abitare a Roma, eccetera. Quelle facce ancora adesso mi turbano, mi danno come un fastidio personale e una tenerezza malinconica, dire dove stanno, chi sono. Ci sono anche delle immagini di donna, in questo caso non sono state poi scelte, perché la scelta è stata anche affrettata all'ultimo istante. Quali erano le disponibili? Questi pittori livornesi erano molto, molto ansiosi di fare delle cose in un locale molto così significativo anche per me. Mio padre è stato lo storico del porto di Livorno, quindi questo era un magazzino del porto di Livorno, qualche cosa funzionava. Ho delle fotografie di mio padre con Costanzo Ciano, che era presidente del mondo, un uomo delle destra nazionalista naturalmente, quindi un caposaldo che ha influenzato la mia vita fino al momento appunto di un collasso dal punto di vista politico, nel senso che non ho mai avuto, appunto, ricordo una volta che io ho regalato i testi di Gramsci a mio padre per la sua festa, capito? Che è stata una specie di tragedia familiare, cioè era un insulto che io portavo le lettere del carcere a mio padre. Mio padre forse non sapeva nemmeno chi era Gramsci, capito? Era tutto intento a dare Mussolini e a dire oggi sono stato dal capo, diceva così. Io ero Balilla Moschettiere in quel contesto tra il ridicolo e il tragico. Ma sto raccontando tutta la mia vita, tagliamo un po', per favore. Questo suo lavoro mi aveva vieni fatto, al dunque. Sì, mi aveva fatto pensare a due film di Fellini in cui era fondamentale l'idea del frammento e l'impossibilità di recuperare un passato che si dissolve inesorabilmente. E sono il Fellini Satiricon e una scena di Roma in cui degli archeologi scendono nel sottosuolo romano e ci sono questi affreschi che si dissolvono sotto i loro occhi e loro non possono fare niente per impedire che questo passato... Com'era questa scena, ricordami? È una scena di Roma in cui ci sono degli archeologi che scendono nel sottosuolo a vedere degli affreschi antichi. Roma. E ci sono questi affreschi che improvvisamente si dissolvono sotto i loro occhi e loro non riescono, non possono fare niente. Così come anche nel Fellini Satiricon c'è proprio questa impossibilità di afferrare un passato lontano che ci perviene sotto forma di frammento. Voglio sapere se c'era un collegamento, se lei... Con me? No. Nel senso di dire, le immagini che io ho sono precisissime. Non c'è una virgola di meno che mi possa mettere in crisi. Ricordo parole, ricordo situazioni, risate, pianti, paure, gaff di tutta la mia vita di ragazzo a quell'epoca. Cioè dire, la mia malattia è di ricordare troppo bene, no? Di dimenticare. Cioè, in qualche maniera io ho fatto un progetto che non ha avuto ancora esito, nel senso di fare un'biblioteca in cui si poteva... Era un armadio contenente dei contenitori in cui si poteva raccontare dentro ciascuno in presenza di un testimone cose da dimenticare. Tutto questo io l'ho preparato, poi ho deciso invece di non farlo, perché in realtà la necessità, l'obbligo morale e anche in qualche maniera la curiosità di ricordare deve essere più forte di quella di sfiziosa, artistica, tra virgolette, di dimenticare. Cioè, sono cose da dimenticare, sono sul piano personale piuttosto che su quello storico. Sul piano storico non si deve dimenticare proprio nulla. Insomma. E quindi se io ho un problema è che mi ricordo troppo bene di tante cose che ho visto e me le tengo e me le porterò tranquillamente a non so dove si va a finire in realtà, ecco, ma tutto si dimentica per fortuna, insomma, vuol dire che la morte cancella, non è che a quel momento dico mi ricordo tutto, Dio, speriamo appunto che la morte sia veramente l'oblio totale, non ricordarsi più niente. Voi venite in una generazione in cui dovete ricordare, dovete studiare, appunto gente più importante ha detto non si può dimenticare dopo Auschwitz, è vero, capito? E invece tutti dimenticano perché è più facile, è più caro,
Io non dimentico, nella mia pittura c'è soprattutto un elemento che è il tempo, mi occupo del tempo. Nel tempo, la durata, l'intervallo, il frammento. Questo che tu dici, che cos'è il frammento? Vuol dire un pezzo di una cosa che non c'è, oppure un pezzo di una cosa che era in forma non di frammento ma di un insieme. Quindi il frammento ricorda le cose che non ci sono più. Questa mostra, ecco, è un frammento in qualche maniera della storia, modificato, un po' cincischiato, truccato, eccetera. Però in qualche maniera appunto ricorda che c'è stato qualche cosa che non è più presente qua. Questa mostra è un frammento di una storia vista da un pittore in qualche maniera. L'elemento del frammento è fondamentale, vuol dire che quando c'è un frammento vuol dire intanto c'è un approccio di qualche cosa che manca. Quindi se vedi il frammento devi capire che cosa manca. Questo è l'interrogativo di questa mostra, è un frammento che pone dei problemi a una generazione che non ha niente a che fare con la mia. Ponetevi dei problemi, cercate di capire, e poi ci risentiamo non so dove, non so quando, fatelo però, tutto qua. Grazie. Sempre riguardo al tempo, lei pensa che sia questa mostra in qualche modo un ritorno alla sua città di origine? Lei ha detto che non ha più nessun legame con Livorno, però in qualche modo in questa mostra è fortemente Sì, presente, sì. anche se in modo diverso da come lei la ricorda, di quando era piccola. Comunque, questa è una Sì, mostra abbastanza comunque attuale. Livorno è un ricordo di infanzia, di primissima infanzia, quindi è legato a un mondo che ricordo perfettamente perché appunto dove abitavo, come stavo, che facevo, avevo un fratello, i tempi fisici, diciamo. La tempesta, Livorno, il linguaggio, i cibi del momento, tutte queste cose strane, uno si ricorda tutto. Però in questa traccia non c'è niente, diciamo, di tipo nostalgico personale, perché tutto al più, appunto, la fotografia che ho messo, suggerito di mettere, è questo stampato che ancora stiamo discutendo se fermi di indicare come, cosa, temporalizzarlo oppure dire. È soltanto così, una battuta così, un'ipotesi visiva e basta. Quindi di Livornese in questa circostanza non c'è nulla, cioè c'è questo discorso, le vostre domande, la sollecitudine a dire sì, quanto era bello, non era bello per niente, era tutto così angoscioso in quel momento. Anche come famiglia, la mia famiglia si è spezzata, c'è stato un divorzio, insomma non ho nessun ricordo piacevole di quello che ho costruito. Io non ho bisogno di questo tipo di base se non per dire che la malinconia abbonda, non c'è bisogno di andare a cercare delle altre. Quindi, Livorno, addio, nel senso è stato molto interessante stare lì quel giorno perché curiosamente tutti i livornesi sono venuti in questo posto, che era un magazzino del pepe e della cannella, per cui io, cioè, dico, adesso anche dopo alcuni di questi artisti hanno detto mi mandate qualche chilo di pepe, mi hanno mandato, c'erano dei sacchi sventrati per terra pepe, e mi hanno mandato, io ho fatto degli miei oggetti col pepe del magazzino di Livorno, ecco, tutto questo pura aneddoto in alcun senso. Ma la mia infanzia non ha alcun sapore di pepe, sapore soltanto di angoscia, di tristezza, di noia, di questa parte.